questo incontro, perché ci ha ricordato nella premessa che per una vera cultura della sostenibilità è necessaria una conoscenza approfondita delle relazioni tra dinamiche ambientali, culturali ed economiche. Noi oggi abbiamo cominciato ad affrontare quelle ambientali, ma ci sono anche quelle economiche e quelle culturali. E tra quelle ambientali non è che le abbiamo affrontate tutte, c'è sicuramente il problema della mobilità, della navigazione, per esempio. La navigazione che è a dir poco disordinata nel nostro lago e ancora con natanti a propulsione con combustibili fossili. Vedete pochissime imbarcazioni con motore elettrico, cosa che invece in altri laghi è molto più avanzato. Abbiamo il problema della protezione delle nostre sponde, dei paesi che circondano il nostro lago, che sono a rischio idrogeologico, che sono ci sono terreni franosi, addirittura dei paesi costruiti su terreni alluvionali, e i cambiamenti climatici, gli eventi estremi di questi ultimi tempi ci hanno dimostrato il pericolo che corrono le persone che abitano in questi luoghi, che poi ha anche degli effetti sul lago, sull'ambiente. Ecco, questo per dire che oggi ne abbiamo toccate solo alcune di problematiche. Se accenniamo solo anche gli aspetti economici, diceva Lorenzo Baio all'inizio, dobbiamo capire che tipo di turismo vogliamo, un turismo che ci porti un contributo economico immediato, oppure dobbiamo pensare anche agli effetti nel tempo di un turismo di questo tipo, come abbiamo visto e osservato in questi ultimi tempi, nell'ultimo anno. E quindi dobbiamo parlare anche di queste cose. Dobbiamo finire con la guerra dell'acqua tra chi utilizza l'acqua per produrre energia, chi la utilizza per irrigare i campi, chi la utilizza a scopo industriale, chi la utilizza a scopo potabile. Spesso ognuno va per conto suo, non c'è un organismo che coordini, per cui abbiamo innalzamenti e passamenti, non parliamo delle partite, non possiamo affrontare oggi questo problema, ma i cambiamenti climatici, ripeto, e il modo con cui viene utilizzata l'acqua senza un coordinamento sicuramente poi provoca un danno alla pesca, provoca un danno ai pontili e all'ambiente in generale. Quindi è tutto collegato. C'è il paesaggio, c'è stato ricordato, ci sono gli aspetti culturali, questi sono importanti. Ecco, questo, ma concludo per dire che i ragazzi della scuola con la loro ricerca ci hanno ricordato anche tutte queste altre cose, e quindi è l'auspicio che Camera di Commercio ci ospiti ancora per continuare ad affrontare queste tematiche. Ecco, un'ultima cosa, noi per questo evento, non c'è stata una buona partecipazione, non ci aspettavamo un mercoledì pomeriggio di riempire una sala da 100 persone, però mi sembra che la partecipazione sia stata anche qualificata. Ecco, noi a questo evento abbiamo invitato sindaci, amministratori, so che c'è scritto della presenza di un amministratore della provincia, c'è scritto che è presente ATS, eccola, scusate, non li avevo riconosciuto, non so, non mi,
Ecco, questo mi sconforta perché il nostro amministratore dovrebbe essere i primi a preoccuparsi delle cose che abbiamo detto, li abbiamo invitati, abbiamo andato alla Locandina dove si vinceva che il livello sarebbe stato alto ed è stato alto, non per il mio intervento ma per quelli che mi hanno preceduto. Mi dispiace che non ci sia questa presenza, non ci sia stata. Spero che la registrazione, che sia Camera di Commercio che Ecoinformazione, che ringrazio per la presenza, metteranno a disposizione, possa essere vista in un secondo tempo e noi provvederemo a inviargli il link perché possano guardarla, sperando che succeda qualcosa. Grazie. Grazie.